Tile.it, la punta di diamante dell'offerta digitale con The Nast, si cambia d'abito dal 3 novembre online con una nuova release, una nuova formula editoriale. Quali particolari chiediamo di raccontarceli a Margherita Pogliani, direttore di Style.it. Style cambia completamente look e diventa un sito, io lo definisco bello, perché la donna è bella, la donna vive con passione, vuole essere un sito che soddisfi le passioni delle donne e le valorizzi, quindi è un sito colorato, è un sito fluido dove i contenuti nostri della nostra redazione si fondono in modo sia molto visibile che in modo anche molto esperienziale con i contributi delle nostre utenti. È un sito fresco, è un sito che avrà una cinquantina di lanci quotidiani. È un sito dove la partecipazione è indubbiamente molto attiva e verrà molto valorizzata anche attraverso esperienze indubbiamente reali e spero appaganti per le nostre utenti più attive che più partecipano all'attività del sito. Ecco, dal punto di vista editoriale quindi un sito sempre più social, ma anche senza perdere l'autorevolezza che ha sempre contraddistinto i contenuti. Vedi la collaborazione che ha lanciato in anteprima con Fondazione Veronesi. Fondazione Veronesi ci farà da garante dei contenuti, per cui per avere la sicurezza di avere dei contenuti particolarmente attendibili partiremo su un canale che è il canale Benessere, perché parliamo di salute ma intesa molto come prevenzione, quindi volersi bene, quindi tutto quello che è l'attenzione alla medicina preventiva, all'alimentazione sana. Ci teniamo a continuare a garantire quella che è l'altissima qualità dei contenuti con The Nast a cui abbiamo abituato i nostri lettori e le nostre lettrici, fondendola però con quella che è il caldo e il real life delle nostre utenti, per cui cosa facciamo? Andiamo a raccogliere e a stimolare i contenuti, i commenti, la partecipazione, le proposte anche da parte delle nostre utenti, di blogger più o meno influenti, li facciamo crescere come se fossero una palestra, li valorizziamo rendendoli visibili in home page accanto anche ai nostri strilli editoriali, ai nostri contenuti editoriali. Ecco, in tutto questo dove e come si inseriscono i brand? Style.it è sempre stato molto importante per la raccolta digitale con The Nast. Come avete pensato di studiare i miglioramenti dal punto di vista di una nuova usabilità anche per l'investitore? Per l'investitore abbiamo studiato una grafica particolarmente modulare, particolarmente elastica se vogliamo, dove possiamo andare a inventare delle soluzioni creative, pubblicitarie, indubbiamente disruptive per l'utente, ma che vorrei diventassero interessanti per l'utente. Quindi il mio obiettivo è garantirgli contenuti di qualità, garantirgli un ambiente caldo di partecipazione, ma anche contenuti dati dai nostri brand, ovviamente dichiaratamente dei nostri brand, sotto una formula che però lo possa interessare, lo possa intrigare in qualche modo, quindi andare a studiare brand per brand, vorrei veramente condurli per mano e fare dei ragionamenti di creatività di brand and entertainment con loro e quindi capire esattamente quali sono le loro esigenze e che cosa vogliono andare a valorizzare, senza con questo andare a scavalcare il confine tra editoriale puro e pubblicitario puro, ma dove riusciamo appunto ad avere delle assonanze in uno stesso ambiente, secondo me riusciamo a raggiungere un obiettivo che può essere oggi molto importante e anche molto nuovo nel panorama editoriale italiano. Ci fa un esempio di format innovativo, particolarmente innovativo, che avete studiato per qualche brand? Uno dei primi format che andremo a rilasciare il 7 di novembre è un banner che abbiamo vissuto come contenitore di un'esperienza, come contenitore di un contenuto vero e quindi non come un banner che viene studiato mass market e postato lì, bensì studiato apposta con il cliente e per il cliente, dove siamo andati a costruire una scatola di legno vera e propria delle dimensioni di un banner, delle proporzioni di tre banner, anzi perché sono le tre posizioni che abbiamo in pagina. Dentro abbiamo girato dei video di lezioni di postura, di ginnastica, di aerobica insieme all'étoile della Scala, la prima ballerina della Scala e verranno rilasciate con degli intervalli, per cui con dei cartelli che dicono alle 9 guarda questo banner perché vivi la prima lezione online
in diretta. A questo punto diventa molto interessante perché il contenuto editoriale statico che noi viviamo sotto si va ad ospitare un contenuto video sopra intestata, che anche qui è una formula molto nuova.